Ciao Martina. Ciao. Allora, siamo al FEST, il Festival delle Serie TV. Qual è il tuo rapporto con le serie TV? Che cosa ti piace guardare? Il mio rapporto con le serie TV si sta evolvendo negli anni. Ho guardato ultimamente La Regina di Scacchi, poi ho iniziato la nuova serie della Casa del Papel. Mi piace guardare anche serie sul narcotraffico, che è una realtà che per fortuna è lontano da me, e quindi vado a esplorare tanto, insomma, anche le case nuove che escono. Mi piace guardare anche in lingua originale, sicuramente. Ecco, poco fa sei stata tra gli ospiti del panel Naked Attraction Italia, si parlava appunto del corpo in TV, ricollegandomi al rapporto tra televisione e sport, visto che i recenti giochi di Tokyo 2020 sono stati seguitissimi sia dal pubblico che proprio a livello di copertura dei mass media. Che cosa secondo te manca ancora per superare quei pregiudizi che purtroppo ancora ci sono e sono più che altro culturali e mentali, secondo me? Siamo sulla buona strada e la comunicazione deve essere fatta sempre in maniera molto precisa, cioè bisogna raccontare l'evento sportivo con i dettagli dell'evento sportivo. È chiaro che dietro ogni atleta c'è una storia, e nel caso magari di un paralimpico c'è sicuramente una storia anche di superamento, perché parte dalla disabilità, però manca secondo me proprio quel eliminare totalmente il pietismo e anche la questione dei supereroi, perché noi siamo sì degli atleti che ci impegniamo, facciamo fatica, però siamo persone e quindi è giusto anche che la gente ci veda come quello che siamo. Sei stata protagonista del documentario Larga sul viso, che esperienza è stata per te? Ti piacerebbe ripetere? Sì, ormai mi ci sento a mio agio dietro le telecamere, soprattutto perché so che dopo l'impatto culturale è importante quando vai nelle sale del cinema, e nel testo scritto è stato girato intorno al 2016-2017, è stata una bellissima esperienza in cui sono potuta andare in Africa, ho toccato con mano alcune realtà che non conoscevo, e la disabilità come è vissuta anche là è molto diversa appunto da qui, e quindi è stato sicuramente arricchente. A Tokyo 2020, due splendidi argenti nel salto in lungo e poi nei 100 metri con questo podio tricolore, completamente tricolore, con Monica Contraffatto e Ambra Sabatini. Che cosa rappresentano nel tuo percorso queste due medaglie? Queste due medaglie d'argento per me valgono tantissimo, perché arrivano alla mia terza Paralimpiade dopo tanti sforzi e dopo che il livello agonistico è cresciuto, quindi sono veramente sudate e in più rappresentano anche la crescita del movimento paralimpico, perché si è visto che questo podio è stato tricolore, e per me è una grandissima soddisfazione sapere anche di avere ispirato in qualche modo le stesse atlete, ma anche tutte le persone che ci hanno guardato, quindi Tokyo come grande vetrina che finalmente ci riconosce gli sforzi che abbiamo fatto. Quali sono adesso i tuoi prossimi obiettivi, il sogno nel cassetto che vorresti realizzare dopo Tokyo? Ma io adesso sto entrando sempre di più nell'apparato organizzativo, sono diventata rappresentante anche degli atleti a livello internazionale, e ero indecisa se lasciare o meno la carriera prettamente agonistica, però credo che, visto che Parigi 2024 è alle porte, insomma, continuerò verso la mia quarta Paralimpiade, e continuando chiaramente ogni giorno porterò avanti il messaggio paralimpico. Chiudo chiedendoti l'incontro con Papa Francesco avvenuto pochi giorni fa, che emozione è stata per te? Sì, in questi giorni abbiamo avuto anche l'onore di andare in Vaticano e conoscere, in realtà vedere per la seconda volta Papa Francesco. Per me è stato emozionante, anche se è durato poco. Abbiamo ascoltato di persona il suo messaggio, che si riferiva in particolare all'importanza delle radici, questo è quello che mi è rimasto da quella giornata, e poi un susseguirsi di eventi che mi hanno portato fino a qui oggi. Bene, grazie mille Martina e complimenti. Grazie a voi.